Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video e rieccoci qua per il processo alla tappa 3. Oggi si è corso la Novara Fossano di 166 km con 750 metri di dislivello. Primo arrivo per i velocisti e i velocisti non vedevano l'ora. E oltre ai velocisti anche le squadre veloci non aspettavano che fare questa tappa e si è visto. Devo dire che si è visto, ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo. Sono partiti e cosa inaspettata, la fuga non parte. La fuga non parte, le squadre di velocisti stanno avanti e sono praticamente tutti tranquilli. Hanno fatto le prime 2 ore in 37 di media. E stare in 37 di media in gruppo, penso che la maggior parte di voi ascoltatori lo potrebbero fare all'interno di quel gruppo, andare a 37 di media. Poi però inizia a cambiare la storia perché dal GPM, che c'era una terza categoria che dava un punto al primo, iniziano a scattare i primi. Scatta Canejan, che aveva indossato la maglia blu dopo la prima tappa, lo insegue Andrea Piccolo e notiamo subito si accodano altri due corridori. Scattano i meno 5 in realtà dal GPM, niente che potrebbe impensierire in realtà gli uomini veloci, ma comunque abbiamo visto subito la Little Trek che ha chiuso il tentativo. Dopo questo tentativo mancavano circa 2 km dal GPM e riesce fuori Calmejan e lo segue Ballerini. Nel mentre il gruppo lascia andare, i due vanno via da soli e guadagnano addirittura 1 minuto in pochissimo. Calmejan prende il punticino al GPM. E arrivati in cima al GPM, Calmejan si ferma, rimane Ballerini da solo davanti, che anche lui si vuole fermare, ma dietro il gruppo andava così piano che non riusciva a farsi riprendere, finché poi, passati qualche chilometri, riesce a farsi riprendere dal gruppo. Sembrava una cosa folle, inizio tappa, io mi stavo annoiando, pensavo che arrivavano stasera, perché andavano davvero piano. Finché a un certo punto c'è lo sprint dei traguardi volanti, quindi tutti i velocisti sono là. E tutti i velocisti che volevano far punti per la maglia ciclamino si sono messi davanti con la squadra a andare forte. Lo strappo era all'incirca ai meno 87 e era, diciamo, il traguardo volante era su uno strappo. E è successo l'inverosimile perché tutti i velocisti si sono messi davanti, sono andati forti e dietro di loro si è rotto il gruppo e nessuno ha voluto tirare all'inizio. E quindi sono trovati in un gruppetto di 30 corridori con tutti i velocisti, con tante ruote veloci dentro, con i compagni di squadra, e dietro per i primi chilometri non stava tirando nessuno, si era messo giusto l'UA e a tirare perché aveva la maglia rosa, ma non con l'idea di chiudere perché non c'era nessuno davanti che poteva impensierirli per la classifica. E cosa è successo? Davanti i velocisti che sono abituati a stare a ruota non hanno pensato tanto a tirare, l'unico che ha avuto l'idea è stato Fiorelli. E difatti è scattato 2 volte, ha provato ad andare via in solitaria, ma poi hanno chiuso. E dopo il secondo scatto hanno capito che forse era arrivato il momento di provare a continuare l'azione e provare a tirare dritto fino all'arrivo. E diciamo che si sono svegliati tardi, però per fortuna si sono svegliati, perché comunque c'erano dei capitani con i compagni di squadra, tipo Karel Groves dell'Alpecin aveva altri 3 compagni di squadra. Ghirmay dell'Intermarché aveva altri 2 compagni di squadra. Dainese della Tudor era con Trentin, quindi comunque gli uomini davanti c'erano. L'unico da solo magari era Milan, assieme a qualcun altro. Anche la Bardiani aveva 3 uomini davanti, c'era Fiorelli come vi ho accennato prima, c'era Dannoncello, un'altra ruota veloce, e Marcellusi, quindi comunque gli uomini davanti c'erano. E allora hanno provato a tirare dritto. Dietro hanno dovuto tirare gli uomini, le squadre che non avevano davanti, tipo la Movistar, che aveva Gaviria e Cimolai dietro, tipo la Polti Cometa, e sono messi a fare un ritmo bello forte. E soprattutto mi ha colpito Lorenzo Milesi, campione del mondo under 23 a cronometro, ancora attuale, che ha praticamente rotto il gruppo. C'era un po' di aria laterale e il gruppo si è rotto in 3 tronconi dietro ad inseguire il gruppetto davanti. E è stato molto bello perché dietro comunque c'erano anche gli uomini di classifica. Era rimasto dietro Udebrooks, era rimasto dietro Lutsenko, era rimasto dietro proprio in tanti. Davanti c'era Pogacar, c'era Thomas con la Ineos, ma c'era O'Connor, ma non erano in tantissimi. E quindi avevano fatto un buco di 30 secondi davanti. E iniziava a diventare interessante la tappa. Da come partita non me la sarei mai aspettata così poi. Ma occhio perché il bello deve ancora arrivare di questa tappa, perché mancano ancora 40 km da quando poi i gruppi si riuniscono.
Prima il gruppetto di Uidebrook tirato dalla Visma rientra nel gruppetto davanti tirato dalla Polt e dalla Movistar, poi insistono nell'azione e riescono a rientrare dopo pochi chilometri anche nel gruppetto davanti, quindi situazione di gruppo compatto. Poi arrivati a meno 40 non succede nulla di straordinario, se non che almeno 20 c'è il traguardo per andare a guadagnare gli abbuoni, che dove a vincere è stato Swift della Ineos, però seguito da Pogacar, quindi Pogacar ha guadagnato 2 secondi e in terza posizione è arrivato Thomas, quindi ha guadagnato 1 secondo e ne ha perso solo 1 da Pogacar. E nel mentre molto nervosismo, c'era anche qualche goccia di pioggia, e ieri vi avevo parlato nel processo alla tappa 2 della tappa di oggi che c'era uno strappetto e meno 5 km. Per arrivare allo strappetto però c'era un pezzo in discesa che nell'altimetria della tappa non si riusciva a vedere. Dalla discesa fino alla salita c'è stato molto nervosismo in gruppo, tanti si sono staccati dietro, soprattutto gli uomini che hanno lavorato. A comandare il gruppo c'è stato il team Ineos che voleva proteggere Thomas, e dalla discesa poi si sono trovati davanti nella salitella. Nella salitella io vi avevo accennato che qualche velocista poteva saltare. Vi avevo accennato che era comunque dura perché era 1,5 km. Difatti si è messo davanti la Ineos, ha fatto il ritmo, si è messo a tirare Aresman con a ruota Thomas e a ruota Pogacar, e a un certo punto dal nulla salta fuori Honoré, scatta Honoré, che ci sta perché comunque un uomo che gli si addicono questa azione, ma a ruota gli va Pogacar e a ruota di Pogacar va Thomas. Quindi pazzesco cosa è successo in questa tappa che doveva finire in volata. Cosa è successo poi? Che Honoré chiede il cambio, Pogacar non glielo dà perché non era molto convinto all'inizio, glielo dà Thomas però perché sa che magari qualche secondino sulla generale lo può guadagnare, e a un certo punto dopo Pogacar capisce che potrebbe essere arrivata, potrebbe anche andare in porto questa fuga se riesce a avere la collaborazione. E di 3 tappe è la 3ª tappa dove è protagonista, anche se non ce lo aspettavamo. Anche se era quotato comunque ad 81 dai bookmakers. E quando Pogacar capisce che potrebbe essere buona, si è messo davanti, ha tirato una rasoiata che ha lasciato la Honoré, povero che aveva fatto lui l'azione. Thomas se l'ha fatta star lì dietro, però poi non è riuscito a dargli i cambi, gli ha dato comunque un cambio, però ha rallentato fino ad arrivare in meno 400 metri che sono stati ripresi. Peccato perché se riusciva a concludere quell'azione sarebbe stata tanta roba, veramente. E comunque dietro arriva il gruppo che non vedeva l'ora di fare questa volata, comunque i velocisti che sono arrivati stanchissimi, con un Jonathan Milan tutto sulla sinistra che parte lungo, e invece sulla destra esce perfettamente Tim Merlier che si porta poi a casa la tappa. Quindi vittoria di Tim Merlier. Tim Merlier che ve l'avevo accennato ieri non come favorito, ma ve l'avevo messo a 3 stelle, quindi non a 5 stelle, perché avevo paura che con lo strappetto poteva metterlo in difficoltà. Ha dimostrato che ha la gamba per vincere le volate, e ogni inizio giro, inizio tour, riesce sempre a portare a casa una vittoria. Pazzesco questo corridore. In terza posizione arriva Girmay, che vi avevo nominato ieri, e questa è la classifica dei primi 10. Volevo ricordarvi, che non ve l'avevo accennato nel video di ieri del processo alla tappa, che oltre al video c'è anche la possibilità di ascoltare questa puntata all'interno del mio podcast di S Cycling. Così se magari non riuscite a vedere il video è molto comodo insomma ascoltare il podcast, ve lo lascio ovviamente qua sotto in descrizione. Ma detto questo, tappa molto bella, inizialmente non me l'aspettavo perché le prime 2 ore che hanno fatto 37 di media era veramente noiosa, con neanche un corridore che provava ad andare in fuga, ma poi è diventata una tappa molto bella. L'attacco di Pogacar e Thomas mi ha ricordato il Tour de France di non mi ricordo che anno, quando era andato in fuga Sagan in mezzo ai ventagli assieme Froome e proprio Thomas, se non ricordo male. Tappa che anche là tutti pensavano che arrivava la volata, invece dal nulla sono usciti fuori gli uomini di classifica. Molto bello quando succede questa cosa. E vediamo poi cosa succederà domani, perché adesso andiamo a vedere la tappa di domani, la tappa numero 4, che è la Acquiterme Andorra. Stiamo parlando di 190 km con 1700 metri di dislivello. Anche qua parliamo di una tappa 2 stelle. Quindi adatta per le ruote veloci, adatta ai corridori che abbiamo visto oggi là davanti. Rispetto ad oggi però secondo me ci sarà una fuga che prenderà il via, perché a metà percorso ci sarà un GPM di 3ª categoria. La tappa comunque non è piatta come oggi, perché comunque stiamo parlando di 1700 metri di dislivello, quindi perfetta secondo me per una fuga.
Non penso che arriverà, perché le ruote veloci vorranno arrivare là davanti, ma occhio che anche domani non è piattissima, perché ci sarà da fare il capomele meno 4 km, l'arrivo è molto simile a quello del trofeo La Gueglia, quindi io mi potrei anche aspettare, visto da come è andata oggi la tappa, che qualcuno potrebbe uscire fuori dal gruppo, tipo un Michel Honoré che si è fatto vedere nella prima tappa, si è fatto vedere oggi, potrebbe scappare fuori, ma anche un Julian Alaphilippe, oppure non lo so neanche dire, ma che Tadej Pogacar potrebbe riprovarci, perché è perfetto per lui questo arrivo, sono tutti perfetti per lui gli arrivi, pazzesco. E proprio perché non è piatta vedremo cosa succederà, anche domani secondo me sarà molto interessante per questo arrivo che non è piatto e non è per tutti i velocisti. E andiamo a vedere i favoriti di giornata. I favoriti di giornata ovviamente li decido io, quindi questa è la mia opinione, e scrivete qua sotto al video cosa avete pensato della tappa appena passata e quali sono i favoriti per la tappa di domani secondo voi. Io metto 5 stelle sempre Jonathan Milan, perché ha fatto vedere una gran gamba oggi vincendo subito il traguardo volante e il traguardo intergiro senza problemi, poi all'arrivo peccato che è partito un filo tardi perché ha fatto vedere tanta gamba anche oggi. Quindi secondo me lui, occhio che ha 5 stelle. Sempre a 5 stelle anche oggi metto Olaf Koe per la tappa di domani. Oggi secondo me era un po' acciaccato dalla tappa di ieri, dalla caduta che ha fatto, ma comunque io lo metterei a 5 stelle. A 3 stelle metterei il vincitore di oggi come ieri, Tim Merlier, perché c'è il capomele e dal capomele poi c'è la discesa che li porta all'arrivo. Quindi è leggermente diverso rispetto alla tappa di oggi, che c'era la salita e poi non c'era la discesa. Potrebbe leggermente variare. Assieme a lui a 3 stelle metterei Tadej Pogacar. Non dobbiamo sottovalutarlo, perché in cima al capomele c'è la discesa e poi c'è subito l'arrivo. L'arrivo è simile a quello del giro di La Gueglia, quindi Tadej Pogacar mettiamolo a 3 stelle. A 3 stelle assieme a loro vi direi anche Bini Girmay. Bini Girmay, perché è un arrivo che gli si addice, tiene bene gli strappi e questo è perfetto per lui. A una stella invece metterei domani Caleb Groves, oggi non si è fatto vedere, strano e peccato, anche perché era davanti nella fuga dei 30 e aveva 3 compagni di squadra, si è fatto sfuggire questa enorme occasione, ma domani comunque secondo me non dobbiamo sottovalutarlo, quindi Caleb Groves a una stella. Assieme a lui una stella Lorenz Pitti della Groupama. Oggi si è fatto vedere, ma non era proprio là davanti, quindi occhio comunque a Lorenz Pitti. E l'ultimo corridore che vi dico ad una stella è Matteo Trentin del team Tudor. Ci potrebbe essere anche ovviamente sì Alberto Dainese, però un arrivo così che è movimentato con il capomele, secondo me io ci vedo bene Matteo Trentin. E detto questo, abbiamo visto tutti i favoriti nella tappa di domani, abbiamo visto nel dettaglio cosa è successo oggi e cosa ci aspetterà nella tappa di domani, e mi raccomando non dimenticate di commentare qua sotto cosa ne pensate della tappa di oggi e qual è il vostro favorito per la tappa di domani. Se non l'avete ancora fatto vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video e per rimanere aggiornati sui prossimi processi alle tappe anche ovviamente. E detto questo, se lo fate siete dei grandi e io vi saluto e ci vediamo alla prossima!